Rieccoci insieme ragazzi in quel di Cathedral World ancora una volta con la nostra cacciatrice Anna, con la nostra Arianna che sta male, la vecchia signora, l'anziana signora, scusate, è ancora lì ad aspettare di recuperarci altri sedativi. Noi usciamo fuori perché c'è qualcosa che voglio farvi vedere. Alziamo. Cerchiamo di skippare questi nemici, non è nostro interesse combatterli assolutamente. Saliamo di qua. Ed è tempo, se mi ricordo bene, di completare un'altra quest, ragazzi. Ecco qui, guardate che abbiamo qui fuori, abbiamo Aileen la corva. Proviamo a parlare, il gigante non dovrebbe venire a darci fastidio, ecco, si ferma prima, ho voluto avere la certezza. Sei ancora tu? Temo di aver commesso un errore. Avrò bisogno di un attimo di riposo. Oh, non preoccuparti. Ho preso il sangue. Abbastanza per salvare una vecchia. Niente più sogni per me. Questa è la mia ultima occasione. Sono una stupida. Dovrò fare molta attenzione. Ma quella cosa è ancora in attesa. Torna indietro. Sta a me regolare questo conto. Ci dà la gesture attendi ragazzi, e se voi adesso l'attaccate, la uccidete facilmente e ottenete il suo badge che vi sbloccherà i suoi pugnali e la sua armatura presso gli emissari. In realtà potete ancora fare una cosa per lei se proprio vogliamo essere ligi al dovere, no? Quindi prepariamo un altro oggetto che è la nebbia stordente. Prepariamo il coltello avvelenato, vi farò vedere che cosa dovete fare. Allora, andando qua, là c'è un nemico che ha bloccato la lanterna della chiesa. È fortissimo, ragazzi, penso sia il cacciatore più forte dell'intero gioco. Ciò che dobbiamo fare è triggerarlo e io userò un trucchetto, proverò ad usare un trucchetto per batterlo. Eccolo, sta venendo verso di noi. Usa la pistola doppia lui e la Chikage. Inoltre sicura, per questo ci siamo portati la nebbia stordente. Uno, due, due. Ok ragazzi, è avvelenato, lo vedete. Dopo un po' lui torna indietro. Quindi andate, colpo. Indietreggiate, curatevi. Adesso ha usato la Chikage avvelenata, vedete? Quindi sta perdendo ancora più vita, oltre al veleno che gli abbiamo dato. Indietro, colpo, quando indietreggia. Indietreggiate anche voi. Lui, dopo un po' di script, mira a tornare indietro. Ha tolto la Chikage, ma noi lo colpiamo con un'urna per impedirgli la cura e per sicurezza tendiamo a riavvelenarlo. Ecco, sta correndo di nuovo verso di noi. Ecco, lui vi può fregare veramente in un attimo, ragazzi. Avete visto quanti danni ci ha fatto? Si è curato, maledizione. Era morto se no, eh. Purtroppo è finito l'effetto della nebbia in quel momento. Ma noi non demordiamo, ragazzi, ci diamo un'altra cura d'emergenza e gli corriamo contro. È finito l'effetto dei pugnali, quindi dovremo riavvelenarlo. Oltretutto, mentre indietreggia, non può schivare. Non so se avete notato questo script.
Allora, adesso ragazzi, è importante tenerlo. Piuttosto gestiamo quella pistola, ma in mischia è ingestibile veramente. Quel colpo che avete appena visto vi sciotta tutta la vita con un colpo. Detto, sta cercando di sciottarci sul finale. Ripropariamo i nostri pugnali. Non dovrebbe curarsi nuovamente, ma ne è dubbio. Un'anfora. Ok, abbiamo finito i proiettili. Tutto dipende dal veleno. Dobbiamo solo tenere tempo, ragazzi. Ok, è andato, andato, l'abbiamo preso. Ottimo. Ci darà il residuo di sangue perché è il fascino sanguigno, ragazzi, come runa. Tornando indietro potremo riattivare la lanterna della cattedrale, in quanto prima non si poteva utilizzare. O non so se è già attiva. No, è già attiva, però finché c'era lui non si poteva usare, fidatevi di me, è così. Allora, ci è costata veramente tanto questa battaglia in termini di, come si può dire, di tutto. Veramente è stata tosta. Uscendo fuori troveremo ancora Aileen la corva. Non dai mai ascolto a chi ha più anni di te? Non importa. Mi hai salvato la vita. Sembra che io sia troppo vecchia per queste cose. I miei giorni di gloria sono trascorsi da tempo. Certo. Tieni. Per te. Ci darà la runa cacciatore, che è un'altra covenant, ragazzi, o stemma da cacciatore con corvo. Questo è il lavoro da cacciatori, ma non porta onore. Piuttosto è un fardello che puoi scegliere di addossarti. La decisione è soltanto tua. Oh. I miei occhi si fanno pesanti. Lasciami riposare un attimo. Starò subito bene. Aspetta. Ok, ragazzi, Aileen morirà qui. Potete anche ucciderla voi se volete, eh? Cosa che a me non interessa fare, perché... E vediamo che cosa abbiamo appena ottenuto. Ok, ragazzi, allora... Lo stemma da cacciatore con corvo. Stemma dei cacciatori di cacciatori che danno la caccia a coloro che sono lasciati vincere dalla brama di sangue. Lo stemma viene tramandato di generazione in generazione, solitamente a uno straniero, attenzione, a uno straniero, eh? Quindi lei non è di queste terre, soltanto chi è saldo, immune alla seduzione del sangue e pietoso nel togliere la vita a un compagno, può ricevere questo stemma. Infatti lei cacciava, vi ricordate, Henrik. E allo stesso tempo abbiamo la Covenant dei cacciatori, ecco qui. Se la uccidete prima non ottenete la Covenant, ragazzi, ottenete solo lo stemma del cacciatore, che vi è utile per ottenere l'armatura e i pugnali di Aileen, per il trofeo di tutte le armi, i pugnali, però non ottenete la runa. Una runa di Kari che trascrive suoni disumani. Questa runa rossastra significa cacciatore ed è utilizzata da coloro che hanno compiuto il giuramento dei cacciatori di cacciatori. Questi guardiani perseguono coloro che sono stati intossicati dal sangue, quindi lì è sangue in questo caso. Infatti usava le armi di Kainarst, usava la Chicago, il nostro nemico, e l'elmo di Kainarst, se avete visto bene.
Che siano uomini o belve, tutti coloro che hanno minacciato i membri del giuramento cacciatore hanno dei problemi con il sangue. Quindi ora torneremo momentaneamente al sogno del cacciatore, ragazzi, non per rivelare, ma per mostrarvi che cosa abbiamo sbloccato, visto che anche la quest di Aileen è stata portata a termine e Aileen morirà. Se tornerete qui, lei non ci sarà più, ma magari ve lo faccio vedere tornando qui, perché no? Potremmo allungare il video forse di troppo, ma ve lo faccio vedere, dai. O se no, niente ragazzi, potete tornare voi a vedere, il suo cadavere non ci sarà più, solo una chiazza di sangue. Quindi non sappiamo se lei effettivamente sia morta o no, ma ci fa pensare che anche lei, come tutti gli NPC di Bloodborne, muoiono a fine della loro quest. Allora, se andiamo sulle nostre armi, abbiamo per 40.000 Echi del Sangue un'arma che scala abilità e arcano, la Lama della Pietà. Un'arma speciale, tramandata fra i cacciatori di cacciatori, si tratta di una delle armi più antiche create nell'officina, addirittura ragazzi, una delle armi più antiche. Nell'attivazione si divide in due, le lame ricurve dell'arma sono insiderite, un raro minerale di origine celeste. Il massimo dell'efficacia si ottiene con attacchi fulminei, per esempio dopo un rapido movimento. Ma possiamo anche andare a vedere la maschera con becco, che fa parte del set di Aileen, vedete? Abbiamo tutto il suo set comprabile, costa un bel po', eh? Maschera in legno intagliata di Aileen il corvo, cacciatrice di cacciatori. Nel becco c'è incenso per coprire l'odore di sangue bevi. Cacciatori si vestono come corvi per richiamare la sepoltura celeste. La prima fra loro giunse da una terra lontana e usò per i morti la cerimonia funebre della propria patria, piuttosto di una blasfema sepoltura di Yharnam, sperando che gli antichi compatrioti tornassero al cielo, trovando la pace nel sogno del cacciatore. Quindi anche lei era una straniera, ma la prima era una straniera, oltre ad Aileen. Quindi il simbolo veniva dato agli stranieri proprio per questa tradizione, almeno questo è ciò che ci viene detto. Ora, tornando qui, andremo al Yharghul, il villaggio invisibile. Se provate il carcere dell'ipogeo, non funziona perché, come vi ho detto, sarà impossibile accedere al carcere dell'ipogeo a un certo punto. Per questo l'abbiamo fatto, se vi ricordate, dopo le ombre di Yharnam. Ora, torniamo a Yharghul, il villaggio invisibile. Ecco qua. E vediamo cosa possiamo combinare. Ho voluto fare inizio video mostrandovi la fine della quest di Aileen il Corvo. Ora però dobbiamo capire cosa combinare qui. Qua cominceremo a droppare i pezzi, o comunque ad ottenere i pezzi delle gemme del sangue, ragazzi, eccoli qui. Quindi non scenderemo di qua, ci andiamo dopo. Qui la parola è una: correre. Ragazzi, ci hanno quasi shottato. Bisogna uccidere lei. Colei che genera, in modo che tutti quelli che ritornano in vita diventino mortali. Questi qua rossi diventeranno mortali nel momento che uccidiamo lei. Avete visto i danni che abbiamo subito? Il rituale di Mensis deve essere fermato, o diverremo tutti belli. Ecco qui, gemma del sangue del fulmine. Sopra di là si stagliava una di quelle belve, creature, grandi esseri, come vengono definiti nell'universo di Bloodborne. Lasciatevi cadere qui e raggiungete questo item. Un'altra carta del fulmine, molto bene. Non che ci serva ora. Qua sotto abbiamo altre mondine, ragazzi, ma è una strada che dovremo compiere, quella lì. Avete sentito? Un colpo di campanaccio. Eccoci qua. Cadiamo qui. Questo grande essere non sarà un problema, non ci attaccherà.
almeno mi ricordo che non ci attaccavano. Qua guardate, non è il momento di venire qui. Dobbiamo fare un'altra strada per arrivare lì. C'era un gigante al guardia di un forziere, ma quello stesso gigante, ragazzi, è molto molto pericoloso, credete. Saliamo per di qua. Giriamo. Il nostro bersaglio è lei. Però siamo veramente circondati da molte mondine. Innanzitutto facciamo fuori questo. Speriamo avanzino una alla volta. Non sembrano voler demordere. Siamo riusciti in qualche modo a liberarcene. Io vi ho fatto vedere un'altra strada, in realtà ne potevamo fare un'altra ancora. Ed ora vedremo anche l'altra strada. Vedete che qua abbiamo un gigantazzo che potete colpire con il giusto tempismo. Ok ragazzi, ce ne siamo liberati. Perfetto, aprite questa porta. Qua è dove ci siamo lasciati cadere e originariamente dovevate entrare di qua e fare questo giro. Vi sareste trovati davanti gigante e l'altro nemico che respawnavano, perché la tipa suonava la campana lì in fondo. Così facendo tenete la rune erede. Vi aprite anche questa porta nel dubbio e sareste dovuti correre ad ucciderla per poi aprire questa porta. Spero sia abbastanza chiaro il tutto. Sangue freddo frenetico. Purtroppo i problemi stanno solo per cominciare, vi posso dire. Dovremo salire da questo lato e lì sotto vedete, guardate cosa vi sto facendo vedere. Dobbiamo trovare un punto dove lasciarci cadere. Sentite la campana. Correte qua. Questo loot non lasciatelo indietro. Ok, quello è il nostro bersaglio. Giù di qua. Non importa se subite danno. Liberatevi di chi vi insegue. Qua c'è un altro loot. Maledizione, ragazzi. E scendiamo di qua. Qui c'è un gigante, ma voi correte da questo lato. Liberatevi di questa tizia. Dovete rendere mortali i vari mostri, compreso il gigante che c'era lì. Mi sono dimenticato di usare la lanternina. Ecco qua, Perry. Sperando che sia sufficiente, volevo dire, ed è stato sufficiente. Allora, scendete qui, perché otterremo la chiave della cattedrale superiore. Qua si esce, però vedete dove siamo? Guardate il tizio, non puntatelo direttamente, fate il giro, capirete perché. Lì c'era uno che vi avrebbe sparato. Oltretutto anche lui sarebbe respawnato per colpa della tizia con la campana in alto. Per questo giro è ciò che voi dovete fare. Non ci ha lasciato niente, ma
Non ci lamentiamo, va bene così, ragazzi. Abbiamo ottenuto la chiave della cattedrale superiore e piccolo Tonitus. Che dire se non osservare questi oggetti? La chiave del sigillo di Cathedral Ward Superiori, i ranghi più elevati della Chiesa della Cura, sono costituiti dalla scuola di Mensis, che ha sede nel villaggio invisibile, e dal coro che risiede a Cathedral Ward Superiori. Questa chiave permette di avvicinarsi al coro. Questo è un altro segreto di Bloodborne che vi devo far vedere. Ed ora andiamo su piccolo Tonitrus. Il piccolo Tonitrus non è ancora utilizzabile, ma è un'arma unica creata da Archibald, stravagante membro dell'officina della Chiesa della Cura. Si tratta di una sorta di mazza ferrata che utilizza proiettili di mercurio. Quando colpisci il terreno, ricrea scintille blu che si dice circondino le belve oscure. Anche quest'arma, al pari del capolavoro di Archibald, è un eccellente conduttore delle potentissime scintille blu. Quindi, ragazzi, è un... quest'arma è, come dire, una specie di arma elettrica che potremmo usare. E ovviamente la voglio mettere nella mia build, quindi dovrò alzarmi Arcano 25. Non che sia un problema, qui le mondine non ci sono più, ma speriamo che le cose vadano bene, ragazzi, perché dobbiamo fare un'altra cosa molto molto pesante. Pesantissima, oserei dire. Questa. Guardate. Questo raggio laser, ragazzi, è ad esplosione ritardata, ma fa malissimo. Una volta ci ha preso, avete visto. Ma l'importante è che voi accendiate la lanterna qua. Ok, in qualche modo ce l'abbiamo fatta. Maledizione, quale fatica, ragazzi, per arrivare fino qui. Guardate qui sotto di noi. Allora qua dobbiamo sterminarli tutti, tranne per il momento dobbiamo levarceli. E qui c'è la tizia da sterminare per evitare che tutti diventino... Ok, si sono già ripresi. Quello spara col fucile, eh. Quindi dobbiamo tirare il gigante in disparte. E ci prende anche, maledizione a lui. Ah, Perry non è riuscito. Non questa volta. Ok, signori. Adesso vi mostrerò una cosa che alcuni di voi subito noteranno. Qua c'è un altro nemico. Sterminatelo. Guardate questa porta, attenzione, apriamola. Guardate dove siamo. Non c'è una lanterna, è stata tolta. Originariamente doveva esserci una lanterna. Guardate questa stanza. Siamo al carcere dell'ipogeo. Per quello era inutilizzabile il carcere dell'ipogeo. Giù ci sono tre cacciatori che ci aspettano, pronti a farci la pelle. Da soli. Ovviamente è un suicidio attaccarli, perché andrebbero presi uno alla volta. Il boss Bevo Scurapar era disponibile anche adesso, solo per farvi capire. Correte. Qua qui, lei riporta indicativo, quindi uccidiamola. Ora possiamo anche far fuori gli altri.
questa è una zona di buon farming, per il punto di gioco che abbiamo raggiunto. Tutti gli oggetti che abbiamo preso nel caccia dell'ipogeo erano disponibili anche adesso. Giusto per dirvi, se siete andati troppo avanti, ve lo siete perso, non preoccupatevi, non date da matto. Tutto ciò che era disponibile prima lo è anche adesso. Però, con l'aggiunta che adesso avete anche altri oggetti da prendere. Quindi potete fare tutto alla fine. Io per una run di completismo ho voluto mostrarvi tutto prima. Ecco qua. Utilizziamo questo ascensore per salire. Dobbiamo stare attenti ad uscire. Avete visto? È passata una mano, Sopra di noi. Uccidiamolo. C'è un altro di quei grandi esseri. Eccoci qua. Abbiamo preso un ascensore, come avete visto. Raccogliamo l'elmo di ferro di Yarkul. Che non mi metto ad equipaggiarlo, ve lo faccio solamente vedere. Rimuovendo il cappuccio si scopre qualcosa che ricorda un guerriero di un'epoca passata. Il copricapo è interamente in metallo, cosa insolita per dei cacciatori, offre un'ottima difesa, anche se solo contro gli attacchi fisici. Come vedete, l'elmo di Yarkul col cappuccio è migliore, semplicemente. Però, quello è già tornato in vita, abbiamo rischiato di farci shottare. Complimenti, signor, veramente complimenti. Saliamo di qua, e quando vi ho detto, da questa strada non ci andiamo per adesso, è perché grazie a quell'ascensore abbiamo uno shortcut per la nostra lanterna che ci riporta al sogno del cacciatore, dove andrò a livellare e ci vediamo a breve per il proseguo di questa avventura. Rimanete. Eccoci di nuovo in quella che è la nostra esplorazione del villaggio di Yarkul, il villaggio invisibile. Grandi esseri si stagliano ovunque, come vedete, e dobbiamo stare pronti a non farci afferrare da loro, perché significherebbe molto probabilmente entrare nel DLC, una cosa che io non voglio assolutamente fare, voglio farla a fine gioco. Quindi procediamo, scendiamo. Qui vedete che c'è un buco, no? Avete visto cosa c'è lì? Quindi, ok, usciamo, sterminiamo la tizia che c'è qua per evitare il respawn dei nemici in quella zona e ammazziamo anche questo. Ovviamente tutti i nemici sono respawnati, ragazzi, perché ho come si dice ripreso il salvataggio. Ora, prendere questo ascensore è più semplice da questo lato. Ok, muoviamoci, stiamo attenti ai due cani che stanno per arrivare qua. Altre gemme. Ora scendiamo con calma e là ci sarà un nemico che fortunatamente non si è triggerato per i nostri attacchi. Ora vi possono droppare, se siete fortunati, se vi alzate arcano, ovviamente vi mettete a runa occhio, che vi ho fatto vedere come ottenere, i pezzi di pietra del sangue, se no vi droppano i gemelli alle volte. Quindi comunque è un successo farli fuori. E qui ci ha dato un frammento gemello e qui abbiamo un altro pezzo di pietra del sangue. Ora torniamo indietro perché vi voglio mostrare altro. Entrate in questa vasca, ne abbiamo già vista una simile, so che questa è attiva, quindi possiamo far partire questa cosa.
Allora, noto che mi ha tolto la lanternina. Non ero morto, ma mi ha comunque tolto la lanternina. Vedete lì? Abbiamo una che evoca. Correte a sterminarla. Qui abbiamo una discesa, una scala, che prenderò in seguito. Seguitemi intanto. Passiamo di qua. Questo ci ha visto arrivare e ci sta facendo un danno incredibile, ragazzi, come da patch 1.9. Vedete che comunque presi. Sì. Sono tipi mannari come Mulset, ma si fa fatica ad andargli alle spalle. Si muovono molto più velocemente, ho notato. Altri frammenti gemelli, non che ci diano un pezzo di pietra del sangue, ma non ci lamentiamo, va bene così. Uccidete il fuciliere, c'è qui. Vi sparano addosso da giù, eh? Fortunatamente le ringhiere ci proteggono, ma sono quelle specie di ammassi di cadaveri che sparano proiettili di sangue compressi. Quindi scendere giù non è una buonissima idea, eh? Però, vedete, ce n'è un altro lì. Di qua si scende dall'altro lato, c'è sempre un altro di quelle creature. Ingaggiarli in battaglia da soli, ragazzi, credetemi, può essere veramente una pessima idea. Però abbiamo ucciso quelli che fanno respawnare i nemici. Avremo un fuciliere, mi pare, a breve, qui sulle scale. Speriamo di non aver fatto troppo rumore e a breve vi spiegherò il perché. Scendiamo. Qui abbiamo un luogo dove uscire. E lì abbiamo un'altra di queste creature. E come vedete incominciamo a farci anche delle gemme di un certo livello. Molto molto bene. Ora torniamo indietro. E possiamo scendere questa scala. Lasciatevi cadere qua. Okay. Scendete qui. E lì, ragazzi, si va qua per la boss fight contro il Rinato. Guardate chi possiamo evocare in questa zona. Non ve l'ho fatto vedere il nome, eh? Siamo comunque ancora online, vi ricordo questo. Il disertore Antalco che ci ha aiutato contro la belva setata di sangue. Qualcuno sta suonando una sinistra campana per farci invadere. Intanto se la prende con uno, noi punteremo in alto di questi minuti. Abbiamo finito poi a farci scontare. Non fate di prendere da quell'attacco perché vi mangia. Nel vero senso della parola.
cosa ci droppano? Delle gemme, ragazzi. Stirpe, belve. E qua vedrete che siamo tornati giù dalla scala di prima, quindi comunque questa parte si ricollega. Antal, fammi uscire. Ok, grazie. Per fortuna che indietreggia, ragazzi. Ragazzi, aiutati dal disertore Antal, e qua si risale per il ponte di prima. L'importante è che si riesca a farvi capire l'andazzo di tutto. Non ho mai capito cosa siano quelle specie di idoli. Se noi proseguiamo di qua, guardiamoci bene intorno, perché mi sa che rischio di lasciare indietro qualche item, ma anche perché questa è una zona nuova e non ci siamo mai venuti nel carcere dell'ipogeo. Guardate qua, erano le porte che un tempo erano chiuse nel carcere dell'ipogeo. Vedete? Ah, sei già partito Antal. Tranquillo che mostro su di me. Quindi potete venire anche a fare un farming di gemme. Qua trovavate il set, appunto, di che del il set armaturato. E davanti ci sono degli item da prendere. Qua sotto, come vedete, c'è una di quelle creature. Colpo caricato può essere molto buono contro di loro. Abbiamo appena ottenuto e stiamo ottenendo delle gemme molto buone, quelle umide delle belve, da mettere sulla nostra mannaia. Guardate qua, via, qui c'è un trappolone, poi i pazzeschi che cercate di prendere. Ok, Antal va a caricare, ma non era il caso di prendersi con queste creature. Una gli abbiamo levata. Cerchiamo di salvarlo, senza muoverci noi però. Indispensabile. Ed ecco qua. E là in fondo è dove prendavate i Tonitrus, ragazzi. Quindi, come vedete, il tutto può procedere in questa direzione. Ora passiamo di qua. C'è altro che dobbiamo vedere. Qua ci sono i tre cacciatori qua dentro, vi ricordo questa cosa. Appaiono una volta sola e poi non respawnano più. Potete essere liberi di andare a sfidarli, strano che il nostro disertore Antal non è partito a spada tratta a farli fuori. Ma che dire, tutto fa brodo, insomma, come si dice, no? Scendiamo di qua, nessuna sorpresa per noi qui. E questa parte ve la ricordate dal carcere dell'ipogeo. Facciamoci dare il cambio d'Antal. Che oddio, l'ha presa un po' male, eh. Avrete capito bene o male dove siamo. Risaliamo, ma non andiamo in alto, ci sono i cacciatori in alto, quindi scendiamo. Antal se hai cominciato a combattere contro uno dei tre cacciatori. E non va bene, ragazzi, stanno arrivando tutti e siamo bloccati. Allora, ragazzi, di lì c'è il cacciatore, dobbiamo evitarli. Mi hanno shottato un'infinità di volte e ho lottato per trattenere tutti questi echi dal sangue, veramente lottato con le unghie e con i denti.
dobbiamo buttare giù questo. Inutile venire col disertore antaglio, attacchi cacciatori, li fa sciottare. Energia che finisce sempre quando non deve finire, ma swingando di disperazione siamo riusciti a avere la meglio. Ecco qua, guardate. È la cella in cui eravamo noi e qua si andava a salvare Adella, la suora. Quindi ecco qui, recuperiamo altri pezzi di pietra del sangue. Ovviamente Adella non c'è, non mi sono mai chiesto se ci fosse a questo punto avanzato del gioco o se la perdessimo. In teoria dovrebbe essere ancora qui. Non ne ho una certezza purtroppo matematica, quindi nel dubbio io vi dico seguite sempre i miei video e andate al carcere dell'ipogeo con l'arco anticipo proprio per evitarvi brutte sorprese. Detto questo, lì c'è uno dei cacciatori, come vedete, lo evitiamo perché vi attaccano tutti e tre simultaneamente e vi sciottano. Non c'è redenzione alcuna, venite sciottati. Il disertore Antai prima è morto insieme a me nel fare questa cosa perché li ha caricati a testa bassa proprio di ignoranza. Questa era la stanza dove c'erano i due tizi grossi. Vedete che abbiamo un nuovo loot lì in fondo, che appunto è uno dei tipi grossi che è morto col sacco. Altri pezzi di pietra del sangue. E se voi tornate a questo punto del gioco, non siete mai stati al carcere dell'ipogeo, qua troverete Disertor Antar e la Belva Oscura Parl, che già conosciamo. Io sono venuto qui solo per venire fino alla lanterna e andare a livellare al nostro sogno del cacciatore. Purtroppo ragazzi, le sciottate che ho subito sono state innumerevoli. Prossimo video cercheremo di far fuori i cacciatori in qualche modo e affronteremo il boss, che è il Rinato. Quindi spero che questo video vi sia stato utile per recuperare tutti gli oggetti della zona, ma soprattutto che vi sia piaciuto. Quindi se vi è piaciuto ragazzi, piazzate un like, aiuta una cifra al nostro secondo canale. In descrizione anche il mio primo canale, il primo canale di Graffilms, con cui sto collaborando in svariati cortometraggi, ma soprattutto in descrizione il link della mia amica Anna, di cui vi metterò a video a breve anche il suo canale per andare a cliccare e andare a vedere i suoi video e iscrivervi se vorrete. Personaggio a cui è dedicata la nostra Anna Lightwood, qui di la nostra Randy Bloodborne. E che altro dire ragazzi, iscrivetevi quindi se vi fa piacere e noi ci vediamo alla prossima. Grazie a tutti per aver visto ancora una volta questo video.